Andiamo all'ospite, il primo di questa mattina, signori. Una donna, lo abbiamo già detto. Andiamo a vedere però la sua carta d'identità, perché ha anche lei una carta d'identità. E la scopriamo. Nome Francesca, cognome Bruno. Data di nascita, molto giovane, 3 agosto 1983. Professione consulente d'immagine. Poi qui allarghiamo il concetto. Segni particolari. Elegante. Elegantissima. Ma buongiorno Francesca Bruno. Ciao, buongiorno a voi. Il pubblico ti acclama anche da fuori. Gli applausi che arrivano. Sentiamoli. Spontanei, tra l'altro. Tanti. Hai incontrato la folla. Sei riuscita a passare in mezzo alla siepe. Ce l'ho fatta, dopo un po' però ce l'ho fatta. Sì, sente. D'altronde è una donna imponente, tanti anni di carriera anche lei. Al di là del famosissimo meno, una ragazza elegante. Questo l'abbiamo messo nei segni particolari, ma perché è proprio vero. Elegante, soprattutto. Sì, vabbè, non faccia l'allupato maniaco con l'impermeabile. È bella, elegante, e sminuisce ancora la sua dimensione. È meravigliosa. Bella, grazie. Va bene. Tanto non c'è trippa per gatti, è già sposata. Ma lungi da me, eh? Perfetto, bene, lei rimanga scapolone d'oro. Prego, prego. È inutile che fa quegli sguardi ammaliatori, mi piace. Faccia lo sguardo ammaliatore, Si vede che è proprio lei un Latin lover, si vede. Modestamente. Ma guardi, uno gigolo confronto a lei è un ragazzino. Pettine di rosa. Facciamo parlare Francesca. Prego, innanzitutto Francesca. Noi abbiamo detto, abbiamo messo segni particolari elegante, perché i segni particolari ce li mettiamo noi, ma anche perché quando sfili la verità è che si arriva e si vede tutta l'eleganza, si arriva proprio a viverla, anche perché dietro ci sono anni di lavoro, no? Perché non è che una modella, tu nasci come concorrente di Miss Italia. Diciamo che nasco più come indossatrice, nel senso come indossatrice, che ma sì, arriva tutto buttato. Prima o dopo il arriva, concorso? Arriva un po' prima. Ah, un po' prima, ecco. Poco questo, prima, sì, arriva un po' prima, ho iniziato proprio così, non sapevo far nulla, cioè mi hanno messo i tacchi, mi hanno detto metti i tacchi e vai. Alzati e cammina. Esatto, Lazzara. Così, proprio così, è stato proprio così. E la così prima sfilata te la ricordi? La prima sfilata me la ricordo, o anche, purtroppo non l'ho trovata però... Te l'avrei c'era portata volentieri. C'è un documento dove inciampavi? No, c'è un documento dove sono proprio completamente storta. Tengo proprio la addirittura? Sì. Sì, perché camminare su una passerella non è che è proprio semplice. Essere prima, molto leggero. Prima ancora eleganti di fare dei corsi, di prepararmi. Poi avevo 16 anni. Ah, solo? Solo 16 anni. Mm-mm. Un prodigio della natura. 16 anni e poi vabbè, avevo la fortuna di avere comunque mio cugino che mi ha praticamente buttato là sopra, ma mi ha insegnato insomma a camminare. Ma poi dentro questo mondo ti sei credo trovata a tuo agio, perché non è che dopo quella prima esperienza hai detto no, mi vergogno, non ne faccio più. Allora, io sono una persona, vabbè, ora forse un po' meno, però al tempo ero proprio... timida, non riuscivo nemmeno a dire ciao, buongiorno, cioè, no, non parlavo proprio, quindi è stata una scuola, mi ha proprio insegnato a... I concorsi di bellezza o comunque le esperienze di questo tipo sono una palestra anche per vincere un po' quella timidezza che uno trova difficile riuscire a combattere in altra maniera. Detto questo... Ci fermiamo, c'è la pubblicità, dobbiamo fermarci un attimo, facciamo una piccola pausa e poi torniamo tra qualche minuto. Ci siamo presi questa pausa perché il suo sguardo ammaliatore ha ammaliato anche il computer, la macchina che fa ruotare l'intero sistema. Di nel frattempo che ha galvanizzato e ha dato gagliardia. Nel frattempo noi abbiamo approfittato per fare colazione. Sì, brava. Eccola qua. Poi gradisce una pasta. Sì, e poi però, poi. Più avanti, che è meglio, perché le donne in forma ci rimangono, non come lei. Allora, stavamo chiacchierando con Francesca Bruno, nostra ospite questa mattina, stavamo parlando di quanto comunque il mondo delle passerelle, il mondo della moda l'abbia poi coinvolta per una carriera che si è allargata su tanti fronti in realtà. Abbiamo delle immagini nel frattempo a proposito di concorsi di bellezza, a proposito di Miss Italia, perché tu sei stata Miss Sardegna, esatto. Miss Sardegna nel 2003. 2002. Lei se la ricorda? Molto bene. Un anno prima, 2002, lei se la ricorda? Sì, che mi ricordo molto bene, avevo letto l'articolo sull'Unione Sarda. Ecco, intanto abbiamo anche delle foto che ritraggono una Francesca. Mamma Bruno, mia, quanti bella. Anni avevi qua? Dai, 8 anni, 7 anni fa. Allora anni neanche fa. Così tanto. Guarda che è l'anno che ci siamo conosciuti. Sì, che tra l'altro poi comunque è talmente giovane, perché uno pensa che questa donna ha fatto un sacco di cose, ma ha poco più di 30 anni adesso. 30, guarda il tifismo di questa foto.
Beh, non è il divismo, questa è la scalinata di Miss Italia del 2002. Sono bella. Andata lì proprio come ospite. Ma l'abbiamo, vogliamo rivedere, ma perché siete voi allupati in regia che ci state rifacendo vedere le stesse foto? Oppure possiamo far vedere anche le immagini, quelle legate al concorso in Sardegna di Miss Sardegna? No, perché in regia c'è gente che probabilmente non vede film. Gnagna da un no. po'. E allora ripete, occhio clinico, ci manda in loop delle foto. Senti, sono esaltato, guarda, ha visto il regista galvanizzato, ha detto no, quanto è buona questa la parte Francesca. Tecnica ha dato un contributo che voi a casa non avete potuto ma vedere, sì. Ma noi sì, assolutamente sì. No, dicevo, parlando di Miss Sardegna, quello invece come è arrivato, come esperienza? Allora, Miss Italia è nato tutto per caso, nel senso che io ho sempre pensato di non arrivare mai a fare il concorso, appunto perché la timidezza la puoi vincere con le sfilate, è tutto diverso, nel senso che stai zitta, insomma, l'unica cosa che vedono è la tua immagine, nient'altro. Invece con Miss Italia, sai, il microfono, devi parlare. Quindi ci ho messo un po', poi invece mi hanno convinto e ho partecipato, ho fatto poche selezioni, all'epoca si partiva proprio in due e lì sceglievano la Miss Sardegna. Mm-hmm. Mi hanno scelto, peccato che poi lì ho scoperto di essere in attesa. Esatto, ha scoperto di essere incinta e quindi a quel punto ha detto chissà come sarebbe andata, un po' sliding doors questa cosa qua. Chissà come sarebbe andata se tu avessi... Esatto. Ma non potevi comunque, hai scoperto di essere incinta, non potevi comunque continuare a partecipare oppure hai scelto tu di fermarti? Io ho scelto, si può dire che ho scelto io di fermarmi perché comunque c'erano tante prove da fare, la sveglia molto presto, c'erano delle coreografie da provare, non me la sono sentita, quindi sono tornata a casa. Quell'attesa oggi quanti anni ha? Con la bugia, come dice mio nonno. Quella bugia oggi quanti anni ha? Ne ha 11. Ne ha 11 anni fa. E si chiama? Sì. Emanuela. Emanuela. Sì. E l'altra invece? E l'altra si chiama Aurora. Questa meno lei sorpresa. Ne ha 8. Lì non c'era un concorso. Aurora la conosci, quindi. No, lei è arrivata così, senza concorso. Senza all'improvviso. No, senza è arrivata. Senza interagire col Padre Eterno. No, esatto, è nato così. È arrivata così. Sì, senza nessuno ha fatto niente, l'hai ritrovata. Ma che cosa sta dicendo? Mio nonno per diceva così, però ci si guardava e poi dopo 9 mesi nasceva la bugia. Il nonno, io te ne sto prendendo altro. Mi fa molto piacere. Stamattina devo dire che lei è disconnesso, me lo lasci come dire. Come sarebbe a dire? Sei il nonno, non ho capito, anch'io posso dire quello che diceva il nonno. Il tuo futuro te lo saresti immaginato in questo campo? Quando eri piccola, cosa avevi come desideri? Ma diciamo che desideri? Il desiderio era quello di continuare gli studi e di diventare un grafico, però poi... Perché disegni bene? Mi piace disegnare. Poi, anche questa strada l'hai presa un po' in considerazione? Ho preso un'altra strada, mi sono messa... ho imparato a truccare. Ah, ok, sì, quindi alla fine... L'arte manuale. È bravissima. Ecco, ci sarebbe... Qui cosa dobbiamo fare? Una plastica intera dobbiamo fare? No, esistono anche dei tiranti, delle cose. Le mollette, le famose mollette. Bene, Francesco. I tiranti adesso. No, mi deve... Bisogna chiamare i pompieri per lei. Allora ci fermiamo un attimo, poi vedremo anche quelle immagini legate a Miss Sardegna, ma andiamo al telefono e vediamo un attimo di dare uno spunto. Non so cosa farai tu per Pasqua e per Pasquetta. Ma starò in famiglia, in famiglia. Campagna, credo. Anche a Pasquetta la gita fuori porta, quella in famiglia. Esatto, sì. Quindi tutto si giocherà a palla, frisbee, a palla, no, a pallavolo. Si rilassa in realtà. Si mangia al sacco. Vediamo poi in realtà gli amici dell'associazione Allo è Felice, e andiamo adesso a cercare di collegarci con Angelo Pili, invece cosa hanno pensato per la mattina di Pasqua e invece poi anche per la giornata di Pasquetta. Quindi sono due appuntamenti, vi diamo un consiglio. Angelo! Sì, buondì a tutti! Buongiorno caro amico! Che si fa dalle 10 a mezzogiorno e mezzo il giorno di Pasqua? Allora, il giorno di Pasqua noi ci vediamo tutti a Monteclaro, dove c'è il primo raduno, la prima convention cosplay Medieval Templari a Monteclaro. Quindi tutti vestiti da Signori degli Anelli?
tutti i Signori degli Anelli, perciò Principe, Gollum, Gandalf, tutti sono presenti. Se, se, io posso... se io portassi il Presidente degli Anelli non c'è bisogno di vestirlo. Secondo te come potrei essere vestito io? Lui è Gollum. Lui è Gollum. Quello dell'anello. Facciamo, perché ridi, facciamo un test. Scusami. Facciamo un test. Provi a dire il mio tesoro così. Il mio tesoro. Perfetto, credo. Sono annoverato. Non c'è bisogno del trucco. Soprattutto i bimbi e le famiglie. Bene, e cosa si può fare per partecipare? Presentarsi vestiti da... No, da... presentarsi direttamente lì, all'ingresso principale di Via Cadello, perciò aspettiamo tutti, e poi una bella sfilata fino a raggiungere Villa Clara, perciò era il luogo che, insomma, conservava veramente tutte le persone che si ritenevano folli, ecco così. Sì, perché è molto un, bello, senso... un po' bisogna esserlo per presentarsi a Pasqua vestiti elfo, da strega, ecco, da principe, da regina. Un po' lo ricordate, siete gioiosi e giocosi. Benissimo, grazie, noi siamo, siamo figli dell'ottimismo e quindi con questo ottimismo proponiamo la giornata di Pasqua così dalle 10 a mezzogiorno e mezzo. Invece a Pasquetta? Invece a Pasquetta noi ci vediamo alle ore 9 al parcheggio dell'Iperpa, dove la direzione sarà Chia, perciò la spiaggia di Chia, perciò abbigliamento leggero, auguriamoci che il sole veramente ci sia veramente testimone, faremo una bella passeggiata lungo la spiaggia di non Giudeo. un bagno no. E chissà se le temperature lo permetteranno. Se la temperatura lo permette, portatevi anche il costume da bagno. Quindi ecco, ci mando a Matteo Bruno. Girerete le spiagge, ecco, girerete le spiagge, ma lei deve sottolineare ogni volta che Angelo ride. Non ho capito cosa sta facendo. Per dire, girerete le spiagge per quanto riguarda la zona di Capo Spartivento, di Torretria, di Cala Cipolla, ecco, quella zona lì di Santa Margherita, insomma. Certo, certo, anche perché saremo poi dopo tra torri costiere, spiagge, lagune, ma soprattutto poi dopo ci sarà anche la, il famoso, la famosa torre di Capo Spartivento. Va bene, allora... anche lì. E poi in ogni caso siete benvenuti. Un consiglio. Grazie, per Pasqua e per Pasquetta, se volete andate a cercare anche su internet l'associazione Aloe Felice, ci sono tutti i dati per poter partecipare. Va bene, vestiti da Signore degli Anelli a Pasqua e invece smutandati a Pasquetta. Grazie Angelo. Ciao, Angelo, buona Pasqua. Bravi, bravi. Di nuovo. Ciao. Ciao, 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 buona giornata. Allora Francesca, la tua di Pasquetta è niente a confronto a quello che abbiamo appena sentito. Ti sei mai dovuta per una sfilata? Sì, l'abbiamo vista anche prima in un'immagine che eri tutta vestita quasi come la mummia di Tutankhamon. No, no, Cleopatra, tipo Cleopatra, roba del genere. No, tipo Cleopatra no, mi sarebbe piaciuto. Abbiamo visto però un'immagine, sembrava egizia, molto egizia. Esatto. Sì, mi è capitato di fare diverse esperimenti. Quanto la modella deve essere attrice in certi momenti? Sempre. Perché poi nell'allargare la carriera Francesca è diventata anche, oltre che consulente d'immagine, che poi vuol dire tutto, vuol dire c'è un tutto, mondo esatto, dietro sì, questa definizione, anche insegnante di portamento, perché molto spesso, come hai detto tu all'inizio, io mi vedevo camminavo un po' tutta storta, molto esatto, spesso si hanno dei difetti di postura che se non vai a fare un corso di portamento non riesci a mettere a posto. A mettere a posto, sì, quindi mi sono inventata questo lavoro e è andato bene, ormai sono 10 anni sì, e quindi sì, va bene. Ti dà soddisfazione. Mi dà molte soddisfazioni, sì. Tante di quelle ragazze che vediamo oggi in passerella sono uscite dai chiedo di nuovo alla regia se ci mandano quelle immagini di Miss Sardegna per vedere anche un po' come sei cambiata, se ti trovi cambiata. Nella parte timida. Ma sicuramente sì, a parte insomma. Io la trovo più la bella. La parte estetica. Eccola. Qui avevi 19 anni. E si vede. Splendida, splendida. Lei, per favore, può tirare sulla lingua un attimo? Perché quando, la riarrotoli un attimo la lingua. Una le corne a femminile. Siamo solo alle 8:56, per favore. Che vuol dire? Qui proprio in questo caso cioè, dove eravate? Vabbè, in giro per la Sardegna. Qua sicuramente è l'anno in cui sei diventata Miss Sardegna. Sì, sì, è quell'anno, sì. Questo è Monteclaro. Insieme poi c'è una ragazza tra queste che è arrivata quinta, Claudia Montichiara. Insieme questa a Sergente di Ferro che abbiamo avuto ospite, cioè Michela Giangrasso, sì, per la quale tu hai fatto un contributo video meraviglioso. Beh, lì hai cominciato a muovere anche i primi passi per quanto, se vogliamo, il mondo delle passerelle lo avevi già affrontato e calpestato, però con
un obiettivo, una direttrice d'orchestra dietro che, come hai detto anche nel video, metteva anche un po' timore, no? Sì, Michela mi ha, sì, mi metteva un po' di timore, mi ha fatto piangere, come ho detto nel video, mi ha fatto ridere, però mi ha insegnato veramente tante cose, ripeto, tante di quelle che... di quello che sono oggi lo devo a lei, lo devo ai suoi insegnamenti, ai suoi consigli e le sue anche le sue urla, perché bacchettatela, mi ha proprio bacchettato tanto. Magari le mamme e molte ragazze che vogliono immergersi in queste esperienze oggi soprattutto hanno l'idea che entrare a fare un concorso di bellezza sia poi il viatico per affrontare una carriera di chissà quale genere. Noi diciamo sempre che è un gioco, con questo tipo gioco. Di filosofia bisogna sempre prendere è sempre un gioco, bisogna prenderlo, sì, come hai detto tu, con i genitori sono non un po'... con leggerezza, sempre con serietà, perché comunque se si fa bisogna farlo, cioè si deve fare bene. Certo, ma i genitori sono un po' a volte quelli che aspettano dai figli più di quello che gli stessi figli vorrebbero. I genitori sono a volte peggio dei figli. Questo un po' in tutti i campi, anche nello sport. In tutti i campi, in questo ovviamente. Beh, va bene, sì, è la società moderna, è la società dei divi, guarda. Ma io non so se a mia figlia... No, tu ne hai due di figli. Non credo. Ne parli. Non la indurrai, anche se le tue figlie un po' si agghindano da modelli. La piccolina sì, la grande non ha questa ambizione, non gliene frega proprio nulla. Però non so se riuscirei mai ad accompagnarla, insomma, a stare... Non credo. Non la spingerei mai. Da dentro, come l'hai vissuta da fuori oggi, a distanza di tanti anni, che idea ti sei fatta? Che cosa consiglieresti a una ragazza che viene da te e dice: sai, io ti ho vista sfilare, io ti ho vista fare concorsi, a me piaci molto, tu mi piaci fare anche a me questo tipo di esperienza, la tua risposta quale sarebbe? La mia risposta è di rimanere comunque sempre con i piedi per terra. Rimani così, sì, esatto. E l'umiltà e la serietà, questa, certo. È verrà, e poi bisogna sempre, insomma, sempre prendere da tutte le persone. No, aspetta, fammi spiegare. No, perché bisogna sempre prendere in questo campo, bisogna sempre prendere del tempo. Mamma mia, cerchiamo di dare un connotato a questo sempre prendere. Bisogna sempre imparare da tutte le persone che si incontrano e che si... No, abbiamo chiarito, guarda, non c'è nessun tasso di malizia. La malizia bisogna sempre prendere in questo senso. Però purtroppo la malizia esiste in alcuni ambiti. Devo stare attento anch'io. Nell'uomo, la malizia. Chissà perché, se c'è una bella ragazza, in qualunque caso c'è sempre quello che vuol fare il fenomeno. Scende. C'è sempre, sì. Questo ti hanno mai fatto avance? Sì. Il tipo: vieni con me, guarda. Sì. Guarda che se stasera non hai niente da fare. Sì. Se stai con me ti faccio diventare la carrozza. Sì, mi è capitato. Ferma, mi è capitato, certi valori. È rimasta con sono due figli. Sono rimasta a Cagliari. Bene. Sono rimasta. Vedi quanto è solare questa splendida signora. Complimenti. Per esempio, uno così, il maniaco del parco. Ma non ho capito bene. Ma prendi sempre me come modello. Danno sarluppa come ti pensas tu. Va bene, va bene. Sono una persona sobria. Adesso, e saggia. Adesso ti occupi più della parte trucco, insomma, perché anche in questa fase della carriera ti sei spostata di nuovo da un passo alla volta. Esatto. Hai toccato un po' di tutto. Un po' di tutto. Sì, ora mi occupo di immagine, di bellezza, mi piace, insomma, prendermi cura proprio delle donne in particolare. Sì, nel suo caso non c'è niente da fare, quindi dalla cura della pelle, dal trucco. Bravo. Allora magari nella prossima, perché tanto ci rivedremo, nella prossima chiacchierata parleremo meglio dell'aspetto, certo, dell'essere belle, come sentirsi belle, come essere belle attraverso il trucco, certo, creme e quant'altro. Assolutamente. Grazie a Francesca Bruno per averci dedicato questi minuti e ti chiedo perdono per come dire quest'uomo. Ma io mi sono comportato da gentiluomo. Francesca, assolutamente, mi sì, perdoni, non posso dire dopo le regalo un cannone. Dai, lo prendo dopo lo vuole usare questo termine. Beh, prima di andare in pubblicità. Non vuole l'editore. Ciao Franci, grazie, ciao Francesca, grazie. Spettacolo di corsa.